generale abbiamo fatto un inizio pessimo, 20 minuti veramente brutti come approccio, mai aggressivi, e perdevamo tutti i contrasti, tutti uno contro uno. Poi dopo, paradossalmente, la partita si era un po' riequilibrata, abbiamo preso il gol nel momento in cui magari uno se lo poteva aspettare anche di meno, e forse poi dopo chiaramente la partita è condizionata anche da un campo molto pesante, ma questo era, insomma, loro sicuramente da questo punto di vista sono molto più fisici di noi, quindi possono aver preso dei vantaggi, ma 20-25 minuti del primo tempo sono stati veramente pessimi, e sono molto molto amareggiato, molto deluso. Non credo che sia questa la sede per affrontare poi tutte le discussioni e le argomentazioni che andranno fatte. È chiaro che nelle opportune sedi cercherò di capire tutto quello che deve succedere o che deve succedere dentro il nostro ambiente, perché sono tante cose che secondo me vanno messe a posto, altrimenti è difficile anche proseguire. Cioè, ci fai capire che parli di gerarchie di squadra, cioè qualcosa no, che ti mancava, oppure no, di impegno dei singoli? Parlo che io questo è il quarto anno che alleno, le mie squadre non possono giocare così. Cioè non possono giocare così come nei primi 20-25 minuti, senza amor proprio, senza veramente la voglia di dire ci sono. Una partita che io, quando l'avevo presentata, avevo chiesto ai ragazzi di affrontarla al massimo, perché sapevo la potenzialità della Subasio, ma anche l'importanza della gara, si poteva indirizzare il campionato in una maniera diversa. Ancora nulla è perduto, abbiamo giocato un terzo di campionato, però è innegabile che i 25 minuti in quel modo non li possiamo concedere a nessuno. E ribadisco, ci sono tante situazioni che non mi piacciono, e quindi siccome il mio impegno è totale e le mie responsabilità sono totali su tutto quello che succede, però ci sono delle cose che in questo momento no, voglio capire meglio da parte di tutti, e quindi ripeto, non è questo sicuramente, come si dice, i panni si lavano in casa, però tutto, c'è ancora moltissimo da giocare, moltissimo da ribaltare una stagione che sta prendendo un andazzo che veramente non mi piace. Non credo che ci volesse poi così tanto per giocare come abbiamo giocato, per dire l'ultima mezz'ora, gli ultimi 25 minuti. Non capisco perché la mia squadra non l'ha fatto, e l'ha fatto solo quando si è trovata in condizioni disperate. Non può essere solo mancanza di personalità, non può essere questo. Ribadisco, cioè io ci metto sempre la faccia, ce la metto anche questa volta su tutto, perché quello che fa la squadra in campo è, diciamo così, è il frutto del lavoro del suo allenatore, per cui questa è la totale mia responsabilità, però certe cose vanno sistemate. Il Guado viene ridimensionato, secondo te, da questa sconfitta, per quello che riguarda l'alta classifica, parlo? Beh, è un fatto numerico, insomma, non so i risultati delle altre squadre, ma sicuramente in questo momento non siamo da alta classifica, ci sono 20 partite per diventarlo, di sicuro io non mollo niente. Però ribadisco, cioè, i primi 25 minuti mi hanno veramente dato fastidio, e perché non credo che c'erano i presupposti per farli, insomma. Però ribadisco. Qualche episodio che è girato contro anche? No. La Subasio nei primi 25 minuti è stata superiore al Gualdo, e poi dopo ha amministrato in un campo che era sicuramente in quel momento ormai più complicato per cercare di sviluppare gioco in maniera lineare. È chiaro che abbiamo cercato di trovare l'episodio, alla fine gli episodi, certo, poi, ma io dico sempre che gli episodi vanno a chi se li merita, quindi con la traversa di San Nipoli che può gridare un po' vendetta, indubbiamente se avessimo affrontato la partita in maniera diversa probabilmente sarebbe stato un gol, ma quando non te li meriti gli episodi, io sfortuna, gli arbitri, i rigori, fuori gioco, a me non mi interessa nulla. Quindi da martedì quindi lì si laveranno i panni in casa. Sicuramente. Succederà qualcosa di eclatante o no? No, non credo, no. Questo non lo so, cioè questo non è che decido io, questo non lo so. Io di sicuro voglio che le cose si affrontino in una maniera diversa. Rimarrà Roberto Balducci. Io voglio che le cose si affrontino in una maniera diversa. La mia squadra non può essere questa dei primi 25 minuti. Se lo è, c'è qualcosa che non funziona, quindi bisogna capire dove. Sì, credo che il primo tempo abbiamo dimostrato di essere una squadra all'altezza della situazione, una squadra importante per poter fare bene in questo campionato. Anche quando magari le cose andavano male, ero consapevole che c'era di una squadra importante. Ho cambiato modulo, oggi conoscevo bene il Gualdo, ho cercato di occupare meglio un campo grande, cercare gli spazi di coprire il meglio possibile per partire in contropiede, senza palla, ma in fase di possesso abbiamo fatto la partita. Vedo che comunque abbiamo fatto un'ottima partita contro una grandissima squadra. Sì, due squadre che giocano bene al calcio, e poi c'è voluto il gran gol di Taglia la Tela, lì un'invenzione, perché
un gol, non so se l'ha voluto o è arrivato anche un po' di fortuna, non guasta. No, questo non lo so se l'ha voluto, però Nicolà è un giocatore che c'ha ste giocate. Sì, noi siamo a guardo consapevoli che c'è di fronte una squadra forte, importante, il capocannoniere, una seconda punta forte, consapevole di avere di fronte una squadra forte, di cercare di sfruttare tutte le occasioni che ci devono capitare, cercando di approfittare anche la squadra che gioca bene a calcio, lascia gli spazi, e credo ci sia andato abbastanza bene. Pensavi che il guardo riuscisse a pareggiare, cioè ho visto che batti e ribatti sta palla, no? Sì, avevo paura perché non riuscivamo più a partire, perché magari c'avevamo anche un attimino la questione di Poimea, avevo preparato anche un attimino su Poimea, un giocatore comunque potenzialmente un giocatore veloce, rapido, sulle progressioni. Mi si è fatto male giovedì, quindi non c'avevo un giocatore che mi attaccava i spazi. Per l'eventuale 1-0 che c'è stato, per sfruttare gli spazi che ci hanno lasciati. Non c'avevo più quel giocatore che mi attaccava gli spazi, c'avevo paura di prendere il pareggio, sì.